Buonasera a tutti amici di YouTube, benvenuti sul mio canale. Ragazzi, volevo proprio analizzare il fattore del nostro mister Pioli, analizzando un po', guardando un po' il tutto di questa stagione, da inizio anno a oggi. Ho notato da esterno delle situazioni non carine, nel senso che arrivo al punto. Come avete potuto vedere tutti in questa stagione, lui ha i suoi 13-15 giocatori, quindi il gruppo è quello, sono sempre quelli che giocano. Cosa vuol dire questo? Che ha diviso il gruppo, nel senso che ci sono dei giocatori che non sono mai stati utilizzati e se sono stati utilizzati veramente poco o niente. Quindi in un gruppo, secondo me, un po' si sfascia la cosa, quindi si divide un po', perché se io so di giocare a prescindere, comunque gioco, sono sicuro del mio posto sempre. E dall'altra parte ci sono dei giocatori che sanno di non giocare mai e se giocano qualche minuto. Questo, ragazzi, anche nella testa dei giocatori comporta problematiche, comporta anche un fatto di non sentirsi parte del progetto, di non sentirsi importanti e porta poi a queste cose qui. Il fatto che, vi ricordate tutti bene, chi era aveva fatto una buona prova col Tottenham, una buonissima prova. E difatti io me lo aspettavo poi magari in campo facendo rifiatare qualcuno, con l'Udinese, non so, con la Salernitana, con la Fiorentina. Invece Kier dopo quella partita lì non ha più giocato e non riesco a capire il perché. Abbiamo spremuto Bennacer e Tonali, li abbiamo portati all'estremo, li abbiamo spremuti a più non posso, non dando mai fiducia magari a un Vranx e un Pobega. Perché non puoi giocare un Vranx e un Pobega con la Salernitana o con l'Udinese? Così anche questo comporta a tutti quanti di essere sempre partecipi, essere sempre, di sentirsi considerati, di sentirsi nel progetto. Un Adli uguale, non è pronto, che mi dice tu non sai, non lavori a Milanello, ma non c'è da lavorare a Milanello o sapere. Se vuoi far rifiatare qualcuno, lo puoi fare. Se non lo fai con la Salernitana, se non lo fai in Coppa Italia, quando lo fai? Quando lo fai? Questi ragazzi, se non giocano contro una Cremonese, contro una Sampdoria, contro una Salernitana e fanno anche nello stesso tempo rifiatare gli altri, quando lo fai? E quindi questo poi comporta. Io penso che tutti abbiate giocato a pallone, certo, non a livello professionistico, però se si va a giocare a pallone e si sa già che tanto non giochi, mettetevi nei panni, ragazzi, fate finta che siete voi. Io gioco nel Milan, ma tanto so che non gioco mai. Questo è un problema serio che secondo me cade su Pioli. Adesso facendo un'analisi tranquilla, tecnica, tattica, senza offendere, Pioli out e tutte queste puttanate qui. Si sta parlando facendo un'analisi chiara. A prescindere poi dalle parole di oggi che ho letto, ho sentito anche Radio Rossonera di Luis Enrique, non Luis Enrique. Queste sono cose di giornalismo e finché non le dice la società non mi interessano. Non è questo il punto. Sicuramente se il Milan non arriva tra i primi quattro, sono sicurissimo che Pioli salta, su questo sono abbastanza sicuro, se non dovesse arrivare tra i primi quattro. Comunque, tornando al discorso che abbiamo intrapreso prima, lui ha gestito male questa situazione. Ha gestito male questa situazione, mi ricorda un po' Mancini, perché dopo l'Europeo ha voluto insistere con gli stessi, un po' per riconoscenza, un po' per il fatto che
erano un gruppo che avevano fatto bene e poi non siamo andati ai mondiali. Quindi il fatto di non cambiare mai, il fatto di insistere su un determinato numero ristretto, che giustamente l'anno scorso dovevi per forza perché avevamo 6 o 7 infortuni a partita, quindi io penso che lì l'hai gestita anche bene ed è anche per quello sono stati un po' tutti partecipi, perché avevamo sempre tanti infortuni. Al momento che tu, come nelle ultime partite, fortunatamente non hai assenze come l'anno scorso, 4, 5, 6, 7 a gara, ma ne hai una, due, il numero, come vi ho detto, sono quei 13-15. Ma questo non comporta un bene in un gruppo. Io penso che Pioli ha sbagliato lì, ha proprio sbagliato in pieno lì. E questo comporta in questi risultati, in queste situazioni, perché non facendo rifiatare, mettendo sempre gli stessi, anche nelle partite, tra virgolette, un po' più semplici sulla carta, tipo Salernitana, ripeto, Cremonese, Sampdoria, Spezia. Non mi provi questi ragazzi, non mi metti questi ragazzi in campo, ma questi ragazzi sono consapevoli che non giocheranno più e che se giocheranno o perché manca qualcuno o perché proprio devono entrare comunque in casi di emergenza, ecco, non perché Pioli domani dice Adli domani è titolare, non ci credo, non ci credo assolutamente. Come vi ho detto io, un comportamento brutto, soprattutto quando tu in una squadra devi fare gruppo, perché in una squadra la bravura dell'allenatore è tenere tutti sul pezzo, ma considerare anche tutti e sapere anche che ci sono quelle partite dove io oggi Adli lo posso mettere. Sai che De Ketelaere, ho capito che l'hai pagato 38 milioni, ma fa cagare. Ogni tanto metti Adli. Cosa può fare peggio di? Cosa può fare Adli di peggio di CDK? Nulla, perché l'altro non fa niente. Quindi al massimo non fa niente neanche Adli. Non si va a perdere. E questo è l'errore di Pioli. E avere un mazzo di 30 carte, ma sul tavolo mettere sempre le stesse 13-15 e le altre 15 carte non le usa mai, non le guarda neanche, non le valuta, non le prova. Ed è normale che poi la stagione prenda una piega del genere. Tonali è morto fisicamente, spremuto, cotto. Bennacer idem, cade in tanti infortuni e ci rimette tanto a riprendere, per forza. Perché sono spremuti questi calciatori. Quindi questo è un problema tecnico dello staff Stefano Pioli. Questa è l'analisi, non ho nient'altro da aggiungere. Questa è una mia analisi che mi sono fatto valutando e vedendo, perché poi ragazzi i numeri sotto gli occhi li abbiamo tutti, eh. Da settembre a oggi, sempre quei 13-15. Non mi andate a vedere che Vranx è entrato 2 volte o Adli è entrato 9 minuti a Firenze e non mi andate a vedere Kier che gioca con il Tottenham, fa bene, poi non è mai più considerato. E non so il motivo. So che sta bene, non è infortunato, per quello dico questo, perché se fosse infortunato non lo nomino neanche. E questo diventa un problema. Diventa un problema, ragazzi. Riflettete su questa cosa, ditemi come la pensate voi, lasciate sotto i vostri commenti, sono molto curioso, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate il like e attivate la campanellina per non perdere nessuna news. Ciao a tutti, ragazzi, un abbraccio da Jerry e sempre forza vecchio cuore rossonero.